Vabbè, ma posso anche salire in cima per davvero. Oddio, Bella, non ti vedo bene. Perché? Povera Bella. Guardate la faccia di Bella. Si è bloccato il tizio. Oh, Ciccio, stai prendendo le braccine. Oh oh. Salve a tutti, sono Gamer e bentornati su Broken Age. Allora, nello scorso episodio Bella era riuscita a sconfiggere il Mog Chotra, che poi si è scoperto essere l'astronave in cui viaggiavano Shay e i suoi genitori. I due ragazzi praticamente si sono invertiti i posti, quindi adesso Shay si ritrova all'esterno dell'astronave, che peraltro è ripartita, mentre invece Bella si è ritrovata all'interno assieme alla madre di Shay, e sono state temporaneamente bloccate dal cattivone di turno che pare averle riportate nella loro città natale. È successo letteralmente di tutto. Ma nel frattempo, Shay, cosa voglio stare facendo? Oh, ciao Shay, come va? Oh, padre, buongiorno. Lo vedo un po' sconvolto, Shay. Shay, Shay, ragazzo mio, ce la puoi fare? Respira. È andato, mi spiace. Ok. Ce la fa? Due sberloni. Padre, ma cosa fai dentro la sfera? Ok. Vabbè. Cosa? Non credo funzioni così la fisica. Che succede? Come ha fatto a rimpiccirti la te? Cos'è? How did you shrink your head? You need to calm down, son. There's been an accident and your mother is still trapped. My mother? She's really... Yes, she's really in there. Mi sa che lui non era convinto di avere dei genitori, eh. We're gonna get your mom out of there. My mom? Sì, computer era tua madre, ragazzo mio. Ora si ricorda? Cosa è successo ai ricordi di Shay? No, per niente. Chiaramente non lo è. We weren't actually in space? The point is your mom is still inside the thing and she's not responding to my calls. Help me find a way to get back on board. Non è facile, abbiamo dovuto usare un laserone noi per entrare. Cioè, fatemi capire bene, questo non vedeva i genitori da un po' e quindi si era dimenticato di averli e pensava che i due cosi sferici che vedeva erano dei robot. Ciao padre, parliamone, visto che non ci vediamo da un bel po' di tempo. You're really... Yes. I'm really trying to get back. No, non era quello che intendevo io, Ok, dobbiamo dargli una mano in qualche modo. Guarda che macello, peraltro. Sì, si chiama buon senso, tizio. Vediamo di dare un'esplorata intanto alla cittadina, che cosa buona e giusta. Che poi è? Cos'è caduto? Signore, tutto bene? Ah sì, che ha ingoiato il fischietto, ma glielo lascio lì. Carol, anzi Carol, che ci fa Carol qui? Ciao Carol. Hi, I'm Shay. I'm Carol. No, wait. You know what? Carol. My name. Oh, brava Carol. Nice to meet you, Carol. Quindi effettivamente ha abbandonato la città volante ed è venuta di sotto. Sta facendo qualcos'altro adesso. C'ha i vermi, le canne da pesca. È una donna che si reinventa abbastanza in fretta, eh. What are you doing? Taking a break from the husband, the kids, and that darn cloud we live on. Trying to enjoy a little fishing here, but having some setbacks. Ovvero, che succede? Fish aren't biting? No, some nitwit stole every hook in town. Trying to twist this wire into a hook, but it's not working. È un po' difficile, eh? È vero, le ragazze avevano rubato tutti gli ami, in effetti. Did you say you had wire? I have a bunch. But I'm using it all up trying to make these dang hooks. Did you see that big thing crash down out there on the beach? Mog Chothra? Yeah, good riddance. Finalmente, eh? Don't have to worry about that pain in the neck showing up and eating our girls anymore, I guess. Vabbè, era una volta ogni 14 anni, da quello che ho capito. Did you say Mog Chothra ate girls? Sì, ed eri tu a prenderle, eh? Rescuing them? No. Rescuing? Ah, from what? Their loving families? Aia! Aia! You lived on a cloud? Yeah. But it's not as nice as it sounds. No, è una brutta idea, appunto. Fluffy, soft world, never able to leave or do anything real. Ok, signor sì, futuro sindaco, buongiorno. Oh, guarda, c'è il tizio qua svenuto. Ciao, tizio. Hey, it's one of my hexapal buddies. Messo male, eh? Like he survived getting thrown off the ship. Poor guy. L'abbiamo recuperato. Sì, ma è veramente morto malo malo. Abbiamo ancora il coso di Grabbing Gary e abbiamo la parte sotto del nostro costume da astronauta quando eravamo bambini. Cos'è sto casino? Vedo che roba che rotolano giù. Ui, sembrano cose roventi, ma è pericolosissimo. Buongiorno. Un salve. That outfit. Ok, mi riconosce?
Operation Dandelion. Ah, è uguale anche lui praticamente. Are you me? No, non credo. From the future? No, non credo. Are you me from the past? Ok, ora ci dubbi. What I'm seeing. This is amazing. I'm not sure the world is ready for two of us. No, decisamente, siete due idioti. Our parents would probably agree. One Shay is enough. Yeah. Wait. Non è lui. We're Shay. No. My name is Alex. Oh, finalmente so il suo nome. I remember ever being called Shay. You didn't grow up on the Bassa Nostra? No, I grew up on the Malaruna. Okay. Oh, then we're not. No. Yeah, I guess not. Vi eravate un attimino gasati, eh? It's a relief. Woo. Yeah. Wait. Why is that a relief? Perché c'è tutte le calvizie. I just mean that nothing. Era già preoccupato per i suoi capelli lui. You're going back to Laruna? That's where I'm from. But they said it was dying. Yeah, well, if they lied to us about the space thing, who knows what else they're lying about? No, non sembrava messa bene da quello che abbiamo visto lo scorso episodio, in effetti, eh. Ma voi due non dovete tornare nello spazio, dovete solo fare in modo che sta nave si sollevi e arrivi dall'altra parte. My ship crashed down on the beach. Didn't you see it? Non so come sia accaduto. That was your ship. Yeah. Why? Well, I might have actually shot it. Non è vero, è stato il coltello, lo sanno tutti. Why? Well, this girl, Bella, wanted to kill the monster Mogg'Trothra. And I kind of owed her one. How are you going to get this ship back to Laruna? Well, if I can get my space conductor up and working again, he'll take me back to a previous destination. As long as I compose the right tune. Lui ce l'ha musica, noi ce l'avevamo coi fili. You mean your nav scarf? Nav scarf? Was your mom really into knitting or something? Sì, parecchio, tanto. Mine was all about music. Did you have a strange wolf on your ship who told you to hack the controls? Weird. I did get hacking ideas like that, but I'm too embarrassed to say where they came from. I started hallucinating that my cello. Non è che sia tanto più strano del lupo parlante, eh? Around and talk and tell me to keep secrets from my mom. Did your cello have a name? Well, he called himself Merrick. Oh no. But oh, you know, no. I just made that up. No. I had a Merrick too. He wanted us to rescue. Ok, ci hanno ingannato tantissimo. Capture. Molto più probabilmente. Shay, our ship, it. Oh, ma dai, non me lo sarei mai aspettato. Probably to Laruna on autopilot. Oh no. Is that? No, non direte dal futtente del passato. Is that? No. Me from the past? Siete due idioti. No, Dad. This is Alex. He was in Operation Dandelion years ago. Ray Volta. Pleasure to meet you. Oh, sappiamo il nome di padre almeno. His ship crashed here too, and now he wants to go back to Laruna. Well, I'll be. We're inside a Diamond Age Dandelion cruiser. Never seen one in person before. Okay. If we can get my ship running, you're welcome to come back with me and look for your ship in Laruna. Leave it to me. I saw a tub with some good starter enzymes down. Padre è praticamente il MacGyver del futuro. Yeah, so that's my dad. So what else does your ship need to fly? Let me see here. Still need an electronics genius. Un genio dell'elettronica. Lui è. Dad to patch the holes in the hull. Ok, beh, appena partito, dagli un attimo. Still need a radiation suit. La mia è un po' piccolina. Superconductive gyroscopic hyper. Porco cane. And gotta replace my heavy duty anti-gravity thrust. Senti, vuoi che la fetta di culo, tanto che ci siamo? We'll be ready to fly. 10 minuti praticamente. It's really good. Ah, sì, è proprio andata, eh. Signore, tutto bene? Lei ancora non è riuscito a sputare qualcosa, eh? Le conchiglie sono sparite. Padre, cosa stai combinando? Oddio, si è messo a fare il piccolo chimico. Padre, tutto bene? What's cooking? Found some fermented biomatter here. Perfect enzymatic base for my patented hulk. Ah, okay. Only problem is I can't add the bonding agent until I know I have the pH balanced perfectly. Pensavo la stessa cosa, guarda. La sua idea indica proprio quello, pensavo. Sorry I treated you and mom like machines. Oh, you didn't all the time, son. Until you turned 13, we didn't annoy you at all. Plus, you can make up for it by helping us get your mother off that ship. Sono anni che li sta trattando come delle macchine. Ha scoperto l'adolescenza di colpo. Padre, cos'hai appena fatto? Ma non puoi mettere in bocca sto schifo. Ma cos'è? How'd you get the calcium carbonate? By grinding up every seashell on the beach. Ah, ecco perché non ce n'è più neanche una. I fear it's still not enough. Where can I get more calcium carbonate? That's a great question. If I could find just one more shell.
Un'altra e basta? Ok, quindi abbiamo bisogno di conchiglie per abbassare il pH. Ho capito, fidati tantissimo. Tutte le conchiglie si è preso? Beh, in teoria possiamo tornare indietro nella foresta e probabilmente anche... Salve. Buongiorno. Ciao Shay, ti presento Albero Parlante. Talking to humans hasn't really worked out well. No, per niente. I've seen much weirder stuff than talking trees where I'm from. Oh, so I'm a weird thing, huh? A freak? Ma perché sto tizio deve fraintendere tutto? Turn me into a stool, as basta così sgabelli. No, that's not what I was saying at all. Have you seen a mad-looking girl in a tattered dress? Non glielo dire. Please don't mention that demented little urchin to me. It makes me sick to think of how she made me sick. Oh, mi sa che abbiamo bisogno di un altro po' della sua linfa, eh. Quindi stavolta è Vella l'argomento per farlo vomitare. Why did she make you sick? She coveted my sap. I saw her collected in a bucket. Oh, curse my precious fluids and all their magical hardening properties. Ah, le proprietà rinforzanti che ci farebbero comodo in questo momento. Quindi prendete a trovare o una foto di Vella o qualcosa in modo tale che lui vomiti. E ovviamente poi ci mancherà un contenitore perché adesso non abbiamo nulla di nulla. Aspetta un secondo, adesso ho visto qualcosa che potrebbe usare Carol come amo. Potrebbe usare questo come amo, in effetti. Dopo vado a portarglielo, non ci avevo pensato. Ah, Shay, peraltro, oltre agli alberi parlanti. Dopo finiamo tutti i discorsi, sto cercando anche di esplorare un attimino. That's an interesting smell. No, aspetta ancora un attimino. Guarda, c'è un'altra cosa da questo lato. Vieni a dargli un'occhiata. Ti presento il serpente. Ale. Oh, wow. Come? This is incredible. Davvero? A real giant constrictor. No, come mai sei così contento? My mother never would have allowed this. I remember reading on the ship's cosmomnipedia that snakes hate loud. C'è svenuto. È praticamente svenuto, ma non ci credo. Sonic violence, Mr. Huggy, but it's time to let... Si arrende e se ne va? Che fa? Oddio. Ce l'ha fatta. È durata un minuto e mezzo sta scena. È vero. Lui veniva abbracciato in continuo. E ora che facciamo? Ti sei messo un titano buono in tasca. Come, dove, perché? Quindi adesso posso andare da quest'altro lato. No, non suonare. Curtis. Sounds like someone's really afraid of hugs. No, non è per quello, credo. E da quest'altro lato adesso cosa c'è? Ora sono curioso. Attenzione serpente. Non poteva. Chi è il cretino che l'ha messo qua? Sign placement, guys. Where's the warning about the cliff? At the bottom? In effetti, è vero. Peraltro qualcuno non poteva dire tipo protezione animali o altro. Vabbè. Andiamo a conoscere Curtis a sto punto, il falegname coi problemi. Ok, perfetto. Vediamo se ha ricevuto posto nel frattempo. E la risposta è: there's some sort of flyer in here. Incredibile. Hey, this is that girl that tried to punch me. Please contact the Tartine family in Sugar Bunting if you have any information about our beloved daughter. Ok, mancante peraltro, grande traduzione. Un po' difficile in effetti. Di certo avrete un bel po' di cose da spiegare. Curtis, amico mio, come va la vita? Tutto bene? Cosa sta facendo? Ciao. I've seen an outfit like that before. Hi, my name's Shay. Curtis. Kit metallurgico da casa. Sì, scritto qua dietro. Cosa poi sta combinando? What are you making there? Art forged from metal. I used to work with wood, but lascia stare. Vai tranquillo. Trendy, and the tree started talking and there was no money in it, so I got into metal. Almeno il metallo non parla, si spera. What are you forging? Well, in fact, you are the lucky one to see my very first... Oh, che carino! Collectible die-cast miniature. Ok. Se lo vede l'assistente te ne commissiona 26. That's so cute. Cute? Adesso me lo lascia, The catalog said it was supposed to be a wizard. It looks more like a kitten reading a book. Ti hanno fregato tantissimo, Dang it. Did I order the wrong mold? Where does that big ladder go on your roof? There's a ladder on my roof? Ah, no, voglio dire un albero. Through your roof. Not sure. But I've got a hunch that Vella had something to do. No, assolutamente, vai tranquillo, Allora, prima di tornare da quella setta di pazzi, vediamo se possiamo aiutare il sindaco in qualche modo. Signore, tutto bene? Greetings. I am Shay of Laroon. Non ti può parlare. Curious. If I wasn't traveling through space, then why are you speaking? Non è una lingua aliena, ciccio.
Judging by your outfit, I assume you're the leader of this place? Non ancora, ma presto. I'd love to talk more, but I need to go help my parents right now. Qualcuno aiuti quel povero uomo, santo cielo. Non possiamo fargli la manovra di cosa? Vabbè, ma la manovra di cosa? C'è il serpente! Lui ama strangolare. Gradisca un boa constrictor. Non vedeva l'ora. Vediamo un po', vai. Vai, 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 vai. Olì, finalmente. Che schifo. Ok. Grazie signore, è stato piacere conoscerla. È un po' tardino. Mi dispiace signor futuro non sindaco. Ma non era il profumo quello, scusi? A little, but I won't know for sure until the polls come in tomorrow. Ah, i risultati elettorali, mi pare giusto. Where did Mog Chothra go? I assume back home, beyond the gates of the plague dam. Ah, ma loro sanno della barriera della pestilenza. Quindi ecco perché loro non ci sono mai inoltrati, perché c'era per l'appunto la pestilenza. Do you know anything about electronics? What's electronics? Some new data analysis? Dai, queste elezioni, fissato, eh? Anche? Ok. As long as it's made out of sand. Giusto, è vero, lui è bravissimo con la sabbia. Oh, no, aspetta, c'è una sigla per sabbia? No, aspetta. Ah? No. I mean sand, as in the chief export of this fine community. Ah, questi esportano sabbia e basta. Ok. I don't think sand is going to stick together enough. Once upon a time, I would agree with you. Ok. Possiamo usare la linfa dell'albero, quindi per rendere l'oggetto più solido e per renderlo più conduttivo. Vediamo un po', Coso mi ha dato un progetto. Vediamo se me lo sa fare in qualche modo. Abbiamo i progettini. È così bravo veramente? Oh! Ok. Buono, buono. Un tizio a cui piace la sabbia. Mi pare giusto. Occhio che non se lo dimentichi, la scriva, mi raccomando. Buono, intanto mi ha dato il cosino fatto in sabbia. Ergo, se torniamo dall'albero potremmo provare a indurirlo. Allora, vediamo un po', dove glielo metto? Glielo metto dove vomita, forse? Visto che abbiamo più o meno il mirino qua. Ok. Oh, ma santo cielo. Che rottura di maronzoli. Che poi mi fai girare le scatole e io ti faccio vedere queste cose brutte brutte. Conosci? Oddio, i traumi. Ok, c'hai i cognati di vomito. Bastava solo un po' di linfa, chiedo scusa, signore. Buono, e intanto siamo riusciti a costruire sto buio di coso, che è meglio che niente. Ora dobbiamo renderlo iperconduttivo. A sto punto lui è l'unico che può fare qualcosa di conduttivo. Ciao tizio, mi riesci a fare uno stampo con questo? Vediamo un po'. Do you think you could use this as a mold? Hey, this is a nice mold. What is this, a candle più holder? Più o meno. It's a super... Because candle holders sell like crazy. I can okay. Totally use this as a mold if it's a candle holder. Fidati, fidati. It's a super candle holder. Please don't be a cat. Please don't be a cat. Non è un gatto. Vediamo un po'. Oh, ce l'ha fatta veramente. You think it conducts electricity really well? Well, not that it matters for a candle holder. Lascia stare. Based on the metals I'm using, yes. Thanks. Perfetto, è un componente, yeah, lo abbiamo. You take the first one. Fair trade for this awesome mold that is gonna make me so rich. Okay. Which I only care about because it gives me the freedom to be true to myself. Okay, ciao Curtis, non mi interessa. Pleasure doing business. Ah, arte, arte. Ok, allora, però adesso sono curioso di vedere come se la passa Vella, passione mediterranea. Ah no, quella sempre di Vella, mi sbaglio sempre. Visto che era intrappolata con madre. Hey, look, a fork. E ci mancava in effetti. Just find the... Oh, I wouldn't bring up the S-P-O-O-N if I were you. Uh-huh. Tiny here broke his heart, so he volunteered for a suicide mission. Okay. So shut your mouth, Dutch. Hey, don't worry. I won't tell him who you dumped it for. Siete intreposate, non è che ho troppi dubbi, eh.
A quanto pare è la vita delle posate è diventata tipo un beautiful. Aspetta un attimo, il cucchiaio dove è in cucina, quindi credo sia rimasto in cucina. Qualcuno dovrebbe andare a salvare. Vediamo un po' se c'è altro con cui interagire. C'è la foto di famiglia. Questa è una sweet picture. Yeah, it helps me remember. He wasn't always a teenager. So, I'm getting the feeling that you weren't behind all these kidnappings. No, si è fatta ingannare giusto un attimino. This ship, on the outside, it's built to look like a monster. Every 14 years, a ship like yours comes to a village like mine. And we offer sacrificial maidens to it, so it won't destroy the town. It can't be. And then the monster, your ship, takes some of the maidens away forever. How can we get out of here? I locked the door manually before, but now I imagine Marikai's locked it himself. Ah, quindi c'è chiusi dentro, bene. As if there are systems he's overlooked. I'm going to find a way out of here. C'ho un coltello, una forchetta e non ho paura di usarli. Ah, c'è sta specie di casco qua sopra. Cos'è sta roba? Buongiorno. Oh, that's just my central control sphere. I used it to keep a watch on the ship. Make little changes here and there. Mind if I try it? Sure, but I'm sure America has shut down most of the remote features by now. Quindi è così che la sua faccia appariva in giro per la nave? No, ma dai! Ma non ci credo mai nella vita. I can see the outside of our door. Looks like the controls have been sabotaged. Oh. If I could just get out there, I'll bet I could fix them. Well, yeah, but if we could get out there, we wouldn't need. Yeah, yeah, I know. But still. E così posso portarmi da una stanza a quell'altra? Yeah. No. Probably only the ones Marikai doesn't care about. Non ci credo. Ecco come compariva da una parte a quell'altra. Posso interagire con i computer? Hey, cheer up. Everything's going to be. Non lo dire. No, non rassicurare, Vella. Qui abbiamo il braccino. Dobbiamo salvare il bambolotto. Sì, abbastanza. Ok, e l'ha portato di là. Che sta succedendo? Ho capito, sì, è quando c'è la colazione per Shay la mattina. Quindi hanno creduto che fosse Shay e l'hanno portato in cucina, però qua non possiamo entrare noi, in effetti, vediamo. Ci fa entrare? Ah, sì, ci fa entrare tranquillamente, ok. Ciao, sistema. Ok, lui si è un attimino ritirato su. E questo dovrebbe essere Shay, ma non lo vedo messo poi così bene. Ui là! Ok, Vella tanto grande. Ora capisco che il povero Shay era così tanto confuso. Possiamo magari dirgli di sbloccare sta porta? Quindi posso aprire questa e quindi tornare dove comando, che non lo vedo, santo daltonismo, da quest'altro lato e aprire anche questa. Scusate, ma se clicco su questo lui va a ripararla. Aspetta, possiamo forse fargli una sorta di stradina. Vediamo un po'. E poi vieni di qua. Aspetta, ho capito che dobbiamo fare. Ok, sono riuscito a portare il robottino riparatore da questo lato. Allora io posso spegnergli questo. Ok, e lui probabilmente viene a far luce. Ok, sono riuscito a portarlo da questo lato, perfetto. Fammi riparare quel sistema, bravo tizio. E ora fammi riparare quest'altro, Tappeta, forse fatta. Ok, ottimo. Oh, l'ho fatto andare dall'altra parte. Perfetto. Allora, stavolta mi sa che è una sorta di serie. Se io clicco qui, ho visto che lui attiva altri sistemi. Ok, ora se clicco qua mi attiva questo, che poi mi può attivare questo. Ora mi attiva quest'altro. Vai. Ah, però non si è spostato. Devo essere più veloce io. No, aspetta, si è spostato sopra. Ok, qualcosa di giusto l'ho fatto. Sto andando molto a tentoni, ammetto, eh. Ora si è messo a riparare questo. Signora, deve venire qua. Perfetto, venga qua. Vai. Ok. Una roba incredibile. Bravissimo tecnico. Il miglior tecnico della vita. Oh. Mamma mia, oh, perfetto. Non vedrete mai che ci ho messo un quarto d'ora a far sta parte, eh? Oh, mio Dio. Ora, cortesemente, signore, mi venga di qui. No! Oh, ma dai! No! Questa non me l'aspettavo, ci sono rimasto malissimo. Ehi, ma allora è finito qua in cucina, è riuscito a aggrapparsi quando è volato fuori. Ok, qua possiamo cambiare le cose. Buona giornata, Shay, ti voglio bene. Evviva Shay, la cena degli eroi. Pillole ai tacos martedì. Ok, vediamo un po' che succede. Okay, here's a hand. Grab it. Prendila. Ok, yes. L'abbiamo ritirato dentro. È troppo pucciosino sta cosa però.
Buono, e così dovrei poter riattirare fuori. Oh mio Dio. Pillola di tacos, peraltro, vuol dire che schifo. Già si è capito che in America c'è la sessione del martedì dei tacos. Però pillole dei tacos, okay, mi pare un po' eccessivo. Buono, così in teoria dovrebbe ripararmi la porta. Bravissimo, diamogli un aumento col povero robot. Yeee, ce l'abbiamo fatta, mio Dio. Troppo tempo, eh. Olè. Attention, approaching red hangar. Il che? Prepare for sterilization. Oh no. È pieno di Mog Chotra da ste parti. Oddio, guarda, questo è completamente danneggiato, peraltro, il nostro, eh. Guarda che roba, c'è un'intera civiltà qua dentro. Dobbiamo chiarire esattamente questa situazione il prima possibile, eh. Non è il luogo più ospitale quello che stiamo guardando. Non so dove boia stiamo rientrando. Guarda che macello. È tipo un gigantesco favo. Ok. E ora a terra. E lui cosa scaricherà al centro? Aspetta, possiamo scendere alla capitale? Questa proprio non me l'aspettavo. What is this place? This is where they build and store ships like ours. The Mog Factory? I'm afraid so. No. This is great. Li distrugge tutti in una volta. We can destroy all the Mogs forever. Oh. And all the people in the factory. Piccolo dettaglio. Darn. There are no people in the factory. It's all automated, but I really Great. Now we just have to figure out how to use that death ray. Death ray? Ah, lasci stare, non può capire. A death ray isn't going to cut it this time. We're going to need something bigger. Like a bomb. The only thing I've ever blown up. Bella piccola partita dell'Isis. But with all the high-tech stuff on this ship, there must be something we can make a massive explosion with, right? Maybe, but I... So, lei terrorizzata. A bomb. Figure out a way to dump it in the factory, and also a way for you and me to get the heck out of here and back to our families. Sound good? Not really, but if there's a chance it will get me back to my family, then it's the only option I've got. Not exactly a battle cry, but I'll take it. Come va, Ciccio? Tutto bene? You're busting us out of there, girl. What are you doing now? Warning people about that dangerous window? Good idea. We learned our lesson there, didn't we? Sì, ma scusate, ormai siamo fermi. La finestra non è più importante, dato che non ci stiamo muovendo. Piccolo dettaglio. Vediamo se il cucchiaio è salvo, peraltro, scusa un secondo. Così facciamo il trio meraviglia. Cucchiaio? Dov'è cucchiaio, porca di quella porca? Aspetta, Shay non ce l'aveva. There you are. And so nice and clean, too. Mi posso portare via finto Shay, davvero? Ok, questa non me l'aspettavo. Ma dove poi è cucchiaio? Deve essere qui da qualche parte. Sono solo estetiche in effetti, perché tanto lui si mangiava le pillolette tutto il tempo. Ma dov'è finito? Non vedi around anymore, do you? La rivalità fra le posate, ragazzi, qualcosa di incredibile, veramente. Mamma mia, che episodio strano. Buono, ora che siamo liberi possiamo vedere quel cavolo di Marek come... Ah sì, beh, io continuo a chiamarlo Marek, in effetti. Se sta combinando qualcosa, perché in teoria lui è ancora a bordo della nave. Cioè, siamo arrivati sul posto, la scaletta è scesa. Vediamo un po' se riusciamo a scoprire sui piani. Con quale testa, peraltro? She's significant to him somehow. He was willing to risk everything for her. Twice. Do you think he found a specimen? Ah, buongiorno, bellissimo signore. Yes. I don't even think we need the other specimens. Render them all just to be safe. And incinerate the waste material. Ah, voglio uccidere le ragazze? Marakai. I'd rather the council not find out about how you almost managed to lose a collector in the Badlands. Yes, sir. About the mother. You know the rules, Marakai. She came into contact with an unpurified primitive. Who knows how many diseases she's carrying. Oh, yes, grazie, master. Eh. I'll initiate repairs and prepare the incinerator. Ah, questi si divertono così a dar fuoco alle genti. There is a quiver in my blood. Cosa state combinando? Gli posso tipo passare dietro? Vediamo un po'. No, è rischioso. Niente da fare, probabilmente non posso proprio passare.
Vediamo di esplorare le altre zone della nave. Peraltro lei è ancora scalza, c'ha davvero dei calli sotto i piedi, che è una roba incredibile. Ok, le porte adesso dovrebbero essere tutte aperte, quindi possiamo tranquillamente gironzolare per la nave senza che nessuno ci rompa le scatole. Quindi comincio a visitarmi i vari luoghi. Intanto il tizio deve prima riparare tutta la nave prima che accada qualcosa, quindi siamo praticamente a posto. Ice cream, did not see that coming. Sì, effettivamente il cibo non gli mancava qua. Oh no, se ora che mi viene voglia di una banana split. Aspetta, ma questa non l'avevamo già presa, buongiorno. Hey, do these whipped cream guns come off? Not since somebody used one to blast themselves into an unauthorized area. Ah, le hanno bloccate? Che state facendo voi due? Che cosa? Non avevo neanche visti lassù. Quindi adesso non posso più portarla via, è stata allegata. Aspetta un attimo allora. O la mettiamo qua dentro la panna. Aspetta, possiamo gonfiare il pupazzo di Shay con la panna? Un po'. Olè, un quanta rapidità. È uguale a Shay, proprio uguale uguale. And the whipped cream doesn't leak out as fast as air. It actually catches leaks. Mr. Volta stumbled on the formula while developing his hole patch. You know, you can repair a flat tire with that stuff. Ma che schifo, ma io la mangio. Ok, quindi posso ripararci qualunque cosa. Oddio, a Shay farebbe comodo adesso sto po' di roba. Che buia combinate voi due, insomma, posso raggiungerli? Hey, you guys look like you got caught in some sort of ice cream avalanche. No. We're trying to cryogenically freeze ourselves. Perché? That messed up junk has been going down around here, and we'd rather just sleep through it. Oh, I see. Ha totalmente senso. Knock yourself out. Okay. Just don't thaw us out until things settle down, okay? Tranquilli, non vi ho neanche incontrato o visto, a me va benissimo. Vabbè, ma posso anche salire in cima per davvero? Oddio, Vella, non ti vedo bene. Ok, non possiamo andare troppo in alto, quindi. Aspetta, però, forse con le ciabattine. Ok, in teoria dovrei poter camminare più tranquillamente. Vediamo un po' se posso andare più in alto. In teoria adesso non puoi scivolarmi. Siamo dei piccoli geni. E tutto questo perché? Salve, ciao ragazzi, come va? Posso prendervi del gelato? Oh oh, è vero, lei si intende di cose alimentari. Vediamo se lo posso portare via, magari lo metto nella ciotola. Perfetto. Per fortuna che non si scongela all'interno della ciotola, ma tutto questo perché? Ragazzi, io vi lascio, è stato piacere conoscervi, non voglio sapere nulla della vostra vita, che sono finite per abbracciarmi, tanti saluti. Oh, oh no, le ciabatte. No. No, no, adesso si chiama Carol, ma vabbè, lo riporta. Oh, siamo di nuovo sul coso del treno. Che sta succedendo? Perché piangono tutti? Ciao, ragazzi, che succede? Guarda che se n'è andato lui, Ma porca di quella porca. Guarda, tutti disperati, signore, scusi, posso parlare con lei? Is there a problem here? Yes, this train is about to go out of control, and our young hero is nowhere in sight. Che pensi mi? No, no, che pensi mi, tranquillo, non c'è nessun problema. If this train is about to go out of control, shouldn't everybody get off of it? È un'avventura. Quindi fanno salire solo Shay. Beh, non penso che il bambolotto possa funzionare ancora una volta, vero? No, ci crede. Non ci credo. Ma non è uguale. Ma siete tutti drogati? Ma come, ah? Ok. Perché? Povera Vella. Guardate la faccia di Vella. Ok, so... What does the young hero usually do in this situation? Dice solo dal ponte di accusarsi. Come non lo sapete? Ah, gliel'hanno legata la lingua stavolta. Yeah. Yeah, facciamo la ola. Ok, sì, facciamo la ola. Yeah. Oh, si è bloccato il tizio. Oh, Ciccio, stai prendendo le braccine? Oh oh. Abbiamo perso uno.
Ve lo ricucio io. Oh oh. Tranquilli, gli succede sempre quando mangio troppa panna. Lontano per sempre, quindi non possiamo più rientrare. Buono, ok, è stata una puntata veramente ai limiti della realtà, incredibile davvero. E Vella dovrà farci ancora un bel po' di lavori. Prima che voglia fa tipo esplodere tutto. Shay deve giocare al piccolo riparatore di astronavi. Oh mio Dio, veramente la situazione si è complicata ancora tantissimo. Buono, se avete qualche suggerimento fatelo sapere nei commenti. Ma per questo episodio allora è tutto. Lasciate un bel video che tiene la serie. Candy e ti fermi a crescere. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao.